Sì, questa mattina intanto sento con piacere di ringraziare Sua Eccellenza il Vescovo che in questo inizio di visita pastorale che ha qui nel comune di Priolo ha voluto essere presente a questa inaugurazione e benedizione della statua del Cristo Redentore. Vuole essere soltanto il riconoscimento e la sottomissione al nostro Signore Gesù Cristo che così come simbolicamente abbraccia tutti i cittadini di Priolo e anche i forestieri che entrando per la via principale del paese possono sentirsi un abbraccio di nostro Signore Gesù Cristo, un abbraccio che vuole essere anche, come dire, di conforto in un momento di così grande crisi che sta vivendo la nostra economia e la nostra città, il piacere solamente di poter pensare un anno fa di immaginare un ingresso con una rotatoria come abbiamo fatto molto bella, curata e con un monumento, una statua che potesse degnamente rappresentare tutto ciò che ho detto in premessa. Abbiamo sostituito il monumento ai caduti che era purtroppo da restaurare, c'è un progetto di restauro del monumento ai caduti che verrà allocato nel Parco della Pineta perché come voi sapete il Parco Pineta è stato intitolato alla memoria dei caduti sul lavoro, quindi è attinente mettere il monumento ai caduti sul lavoro dentro la Pineta piuttosto che lasciarlo qua abbandonato come è stato per 20 anni purtroppo. In Cristo c'è ogni pienezza di benedizione, in Cristo noi abbiamo la speranza della vita presente che si costruisce ogni giorno sulla parola del Signore che è parola di verità, parola di giustizia, parola che dà incoraggiamento perché valorizza tutto ciò che c'è in noi di bene. Una statua come questa rappresenta non solo un simbolo, ma un momento di aggregazione. E certamente, ed è bello che l'aggregazione avvenga con Cristo, con il Signore della nostra vita e della nostra speranza. Plaudo all'iniziativa che è stata presa dall'amministrazione comunale e sarà anche un segno per tutta la cittadinanza. Auguri tanti.